Siamo oggi a Venezia. Venezia oggi ospita il primo seminario nazionale pre-congressuale sul contratto e contrattazione nei comparti pubblici della conoscenza. Noi abbiamo deciso di sviluppare la nostra attività pre-congressuale su tre temi. Il primo tema che affrontiamo è appunto quello del contratto. Affrontiamo il tema del contratto perché è di tutta evidenza che in questa fase le tematiche della contrattazione, alla luce delle modifiche normative, ma soprattutto dell'intesa separata dello scorso anno, hanno una rilevanza fondamentale. Il secondo aspetto che abbiamo deciso di affrontare è quello relativo a contrattazione e federalismo. Il terzo aspetto è quello relativo al contratto della conoscenza, alla luce della diciamo nuova, dalla modifica dei comparti di contrattazione. I lavori sono sviluppati su una fase iniziale con tre relazioni e le conclusioni di Michele Gentile, che è appunto responsabile dei settori pubblici della conoscenza per la CGIL, e dei lavori di gruppo. I lavori di gruppo hanno lo scopo di affrontare in maniera più pacata, più tranquilla rispetto a una plenaria, e soprattutto abbiamo la necessità di dare voce ai delegati, al quadro dirigente che oggi qui si è riunito e quindi permettere una discussione un pochino più tranquilla. L'esito di questa discussione sarà portato come documento finale al Congresso nazionale, quindi anche alla Commissione politica, come in qualche modo proposta, supporto per l'elaborazione di quelli che saranno i nostri documenti nel secondo congresso dell'FLC-CGIL. Il seminario di oggi è un'importante opportunità per la FLC per riflettere sulla contrattazione. Noi vogliamo oggi avere una funzione determinante nel valorizzare professionalmente tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che operano nei settori della conoscenza, nel poter affermare la dignità di queste lavoratrici e lavoratori, nel rivendicare aumenti salariali che garantiscono almeno il recupero dell'inflazione reale, discutere di organizzazione del lavoro e di come le diverse professioni stanno nelle moderne organizzazioni del lavoro. Perché siamo convinti che sempre più contrattazione e aspetti più generali che attengono alle nostre impostazioni strategiche nei settori della conoscenza hanno una stretta interrelazione. E quindi vogliamo per il Congresso mettere in campo una proposta che parli non solo ai settori della conoscenza, ma parli al Paese. E dica a questo Paese che oggi investire nella conoscenza, valorizzare chi oggi opera all'interno di questi comparti è determinante per una diversa fase di crescita, di sviluppo, di qualità sociale, di diritti di cittadinanza. E da questo punto di vista la FLC intende mettere in campo un grande progetto strategico, attraverso un contributo di approfondimento, di analisi, di discussione, che vede il protagonismo di tutte le nostre iscritte, di tutti i nostri iscritti, di tutte le nostre strutture. I congressi che abbiamo svolto sono state anch'esse una grande opportunità. Questi seminari serviranno ad arricchire ulteriormente il nostro bagaglio culturale e la nostra impostazione. Beh, abbiamo assistito ad una interessante iniziativa. Io credo che in una fase come questa sia necessario che i lavoratori, soprattutto in settori come questi delicati, che sono quelli della conoscenza, sappiano esattamente quali sono i problemi che ci sono in questo momento, sia dal punto di vista di difesa dei loro diritti in quanto lavoratori, sia dal punto di vista di difesa dei diritti generali come quelli della rappresentanza e come quelli della democrazia. Al seminario di Venezia abbiamo deciso di invitare tre giuristi molto importanti. Il primo giurista, che per noi, come dire, ha anche un forte significato simbolico, è Gianni Garofalo, perché è stato segretario generale dello SNUR per molti anni e, oltre a dei meriti accademici indubbi, rappresenta anche uno dei fondatori della Federazione Lavoratori della Conoscenza. Quella di oggi è un'iniziativa estremamente importante, direi, per far riflettere l'organizzazione sindacale sul quadro istituzionale che si sta muovendo crea una serie di problemi. Uno è quello della competenza regionale in materia di istruzione, quindi questo processo di regionalizzazione. L'altro è la controriforma Brunetta dell'intero pubblico impiego e della contrattazione che costringe la nostra categoria ad una profonda riflessione
su come portare avanti la propria azione sindacale nel quadro istituzionale che è così profondamente mutato. Il secondo intervento è di Marco Esposito, un giovane docente di diritto del lavoro dell'Università Partenope di Napoli. E il suo intervento è stato molto interessante perché in qualche modo ha tentato di definire in maniera precisa gli spazi contrattuali che sulla tematica della valorizzazione, che voglio ricordare il decreto 150 rilegifica pesantemente, ecco, lui ha voluto disegnare quali spazi di contrattazione sono a nostra disposizione per quello che ci riguarda scardinare quel sistema e quindi arrivare a una modalità di valorizzazione del professionale diffusa, così come abbiamo scritto nelle nostre piattaforme contrattuali. L'incontro è stato importante e devo dire un plauso all'iniziativa, perché da un lato dimostra una propensione costruttiva della CGIL su questi temi, temi importanti che sono stati messi a fuoco in chiave critica, propositiva, ma comunque con un approccio costruttivo. E quello che mi rimane di questa giornata è esattamente questa attitudine e questo carattere. Certo, non ci si sono nascoste le difficoltà di un percorso sicuramente pieno di insidie e di incertezze, però penso che il valore di questa giornata sia stato proprio mettere a fuoco l'intreccio importante fra prestazione lavorativa e valori fondamentali quali quelli della ricerca, dell'istruzione, dell'insegnamento. In effetti questo raccordo non può essere messo da parte ed è una chiave di lettura per capire la riforma del lavoro pubblico, ma anche la crescita di questi comparti così delicati e così importanti per la democrazia del nostro Paese. Il terzo intervento è di Mario Ricciardi, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna, ma soprattutto è stata nostra controparte, in senso amichevole, all'ARAN, perché ne ha fatto parte per molti anni e soprattutto conosce tutti i nostri contratti e conosce in qualche modo i loro contenuti, come si sono sviluppati. Mi è sembrata un'iniziativa molto utile e molto interessante, anche considerando il fatto che siamo in una fase di profonda trasformazione dal punto di vista legislativo e contrattuale. Quindi le riflessioni hanno riguardato innanzitutto gli spazi che sono ancora aperti per la contrattazione collettiva e come fare ad affrontare una fase che vede un nuovo comparto di contrattazione e quindi pone anche il problema di come farlo, come comporlo e quali contenuti introdurvi. Ma l'augurio che io faccio alla FLCI, al suo quadro dirigente, a tutti i delegati che in questo congresso dovranno discutere di queste tematiche è di riuscire con caparbietà, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi, non soltanto a mobilitarci per in qualche modo contrastare questi provvedimenti, ma soprattutto a presentare proposte che riportino al centro della discussione e del dibattito le questioni contrattuali. Io credo che tenendo insieme la proposta e la mobilitazione noi possiamo riuscire a fare un ottimo lavoro nei prossimi mesi.